e do il benvenuto al sindaco di Roma, Virginia Raggi. Benvenuta, Virginia Raggi. Grazie, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Noi eravamo molto curiosi di... Guardi che applauso caloroso. Grazie. Lei ha pubblicato questa lista degli scrocconi, no? Ha dichiarato guerra agli scrocconi. Noi eravamo molto incuriositi di questi scrocconi. Chi sono questi scrocconi? Sostanzialmente sono persone che risiedono all'interno del patrimonio ERP, quindi delle case popolari, ma non hanno i requisiti, ad esempio perché guadagnano moltissimo. Abbiamo persone che guadagnano 200.000 euro. Quindi, e insomma... che hanno la casa popolare magari pagano... Sì. Due lire proprio al comune, magari o magari neanche quelle. Magari neanche quelle. E non sono mai state controllate, non sono mai state verificate, perché in realtà l'amministrazione di tanto in tanto deve fare la verifica per la permanenza dei requisiti. Non l'ha mai fatto, noi abbiamo iniziato a farlo, abbiamo trovato circa 2.000 persone in questa situazione, più 1.600 persone che risiedono in alloggi popolari che erano stati assegnati ai genitori. Quindi anche lì stiamo continuando le verifiche. E tutto questo va a fregare quei poveracci che non hanno la casa, esatto, e che sono in attesa. Lei consideri che sono oltre 10.000 le persone in lista, alcune dal 2000, alcune sono morte in attesa di una casa popolare. Ecco, tra l'altro sicuramente qualcuno aveva diritto alla casa popolare di questi scrocconi di lusso. Oggi c'è stato uno sgombero, ci sono delle immagini incredibili, sì, che ha fatto la Polizia Municipale di Roma. Vedete, questa qui è una casa, un alloggio popolare. Mi dà le immagini, Fabio? Ecco lì, di un alloggio popolare a Torbella Monaca. Allora, guardate, si entra nell'alloggio popolare, guardate. Guardate gli arredi, diciamo... gusto sopraffino, insomma. Questo è il bagno, guardate i sanitari, tutti trapuntati, tutti rivestiti di finto oro, però guardate il lusso, pare che abbiano speso circa 400.000 euro per ristrutturarlo, almeno così citava oggi il Messaggero. C'è addirittura la vasca tutta di marmo, è tutto il bagno di marmo, di pietra, e schermi al plasma da tutte le parti. Tutto questo in un alloggio che non era loro, ma era del comune e che non spettava loro. Oggi allora li hanno cacciati fuori. Ecco, vedi, qui c'è la coppia che si vede, anche se è stata oscurata in una fotografia. La giovane coppia sembra, è una famiglia, pare, Sinti, almeno così è stato riferito. Poi magari lei ci dà qualche notizia in più. Guardate, attenzione, perché ora vi faccio vedere il guardaroba. Attenzione, questa è la scarpiera. Questa è la scarpiera, sono centinaia di paia di scarpe, ma soprattutto una scarpiera proprio di quelle, insomma, molto ben fatte. I vestiti, ci sono i vestiti anche dei bambini, di un bambino almeno, quindi è una famiglia anche con figli. Questa qui era la casa di questi scrocconi, no? Sì, tra l'altro sono due gli appartamenti liberati e sono già stati riassegnati. A chi li avete? Madonna, perché io c'avevo una coppia qui. Consideri... Guardi, le dico una cosa. No, veramente, ora gliela faccio vedere. Guardi, le do una notizia. In questo anno e mezzo, da quando noi ci siamo insediati, abbiamo fatto già circa 700 riassegnazioni. Prima il ritmo era di 250 riassegnazioni l'anno, noi siamo a 700 e abbiamo appena iniziato impostando un nuovo ritmo. È evidente che ci vuole del tempo. No, perché io penso che... Quelli che erano in lista d'attesa, i successivi in graduatoria. Ma pensi che si trova questa casa ora, no? Se non gli piace l'arredamento, come fa? Guardi, su questo voglio soprassedere. Vabbè, allora, no, perché sa, io volevo farle vedere... Intanto ha una casa, io direi allora... che per fortuna intanto ha una casa, poi... Allora, le faccio vedere invece chi la casa non ce l'ha e vive in una situazione... Lei c'è stata a Torcervara? Io sono stata a visitare molte zone, sì. Allora, adesso la porto in un posto, non so se lei l'ha visitato, mi fa veramente impressione. Fa impressione perché è dentro Roma, ma sembra di essere... in un altro mondo proprio, sì. No? Vediamo, Michela Farrocco. Ecco, ora è partita. Quando vedi i numerini così, vuol dire che è partita. Va bene. Allora, io mi chiamo Emanuela e questo è quello che vedo quando esco da casa mia. La voce che avete appena sentito è quella di Emanuela, che con la sua famiglia vive qui a Torcervara, periferia est di Roma, in questo palazzo fatiscente, circondato da una discarica a cielo aperto. Siamo qui senza acqua e luce, dimenticati dalle istituzioni. Qui, in questo palazzo, vivono in 120, tra rom e africani, e quella di Emanuela è l'unica famiglia italiana.
Le telecamere non sono ammesse ed è lei che prova a mostrarci cosa c'è dentro quell'inferno di povertà e degrado. Un incendio a fine agosto ha acceso i riflettori su questa realtà. Il palazzo è stato dichiarato inagibile, sono stati messi sigilli, ma non è stata trovata nessuna alternativa per queste famiglie. Ed oggi, a distanza di mesi, sono tutti ancora qui dentro. Questa è la dove noi mangiamo, insieme a mia moglie e mio figlio Vincenzo, l'altro italiano, è un ragazzo con etnia rumena, Mihai, che vive con noi perché anche lui è un ragazzo di strada e l'abbiamo accolto di cuore. Da questa parte è la stanza di Vincenzo. Stiamo preparando per domattina per andare a vendere i nuovi oggetti che troviamo a Porta Portese, perché campiamo di queste cose noi. Okay, oggetti quindi trovati nei vicino ai cassonetti di carità che la gente ci regala, li ripariamo e andiamo a venderli. Questo è il bagno dove facciamo i nostri servizi igienici. Col secchietto riempiamo di acqua per scaricare nel water. Okay. Facciamo così. Quindi. Questa è una vasca dove ci facciamo la doccia. Questo è il riso, la pasta che ci danno gli aiuti umanitari. C'è la Caritas. La Caritas. Tutto, il pomodoro, i fagioli. Sì. Tutte queste cose campiamo. Addirittura una persona ci ha regalato un gruppo elettrogeno da 20 kW a gasolio. Per cui abbiamo, la sera abbiamo la corrente. Questa è la mia camera da letto dove dormiamo noi tre. E dormite tu, lui. Io, mia moglie e mio figlio. Io per lui abbiamo il lettino dove lo richiudiamo qua. E qui c'è il bagno. Sì, un altro bagno che purtroppo è disattivato perché ha le fogne attappate, sì. E lo usiamo come doccia perché funziona anche solo il piatto doccia. Sì, quello e come magazzino. La sì. Vostra doccia. Esatto. Nel 2013 contemporanea ho perso casa, due negozi e anche il lavoro, purtroppo. Quindi dal 2013 vi siete ritrovati da un momento all'altro senza una casa. Senza una casa. Sapevamo che il palazzo era abbandonato, che era un'occupazione, conoscevamo un po' di persone che abitavano qui e ci hanno aiutato a trovare un alloggio. Questo alloggio dove siamo adesso. Noi viviamo qua da circa 4 anni. Esatto. Quante famiglie vivono qui dentro? Allora, una quindicina di famiglie di etnia rom e circa 100-120 persone di africane. Abbiamo fatto richiesta dell'alloggio comunale, delle case comunali, siamo in lista. Dal 2014 ad oggi il comune che cosa vi ha proposto? Allora, inizialmente ci hanno scambiato per rom e ci hanno proposto un container a Salone. Via di Salone, dove c'è uno dei campi rom più grandi di Roma. Sì, siamo stati chiamati dal quinto municipio dove ci hanno detto non vi possiamo proporre voi italiani il campo rom, la proposta è casa famiglia te e tuo figlio, ossia io e il mio bambino, mio marito per strada. Gli ho detto che proposta è, scusate? Vado a vivere sotto i ponti, io, mia moglie e mio figlio. Ma dividere la famiglia non esiste. Ma perché... come ve l'hanno giustificata questa proposta? Questa è la legge, questo è quello che propone il comune. Questo è quello che hanno. Cioè, questa è l'alternativa, l'alternativa che propone questa cosa qua. Il comune. Sì. Il comune. La casa famiglia dividendo così. La casa famiglia, donne e bambini e io dovrei dormire in macchina. Perché voi avreste tutti i requisiti per riuscire ad ottenere una casa popolare? In teoria sì. Di cosa vivete? Di aiuti. Di aiuti, di aiuti della chiesa, di aiuti associazioni, pacchi alimentari, Caritas. Della gente del quartiere. Che ci dà lui... i vestiti usati, qualche volta capita, io faccio, sono un ex elettricista, capita che faccio qualche lavoretto ma 20-30 euro. Io non ho mai chiesto casa gratis, mai, ho sempre detto ci sono degli affitti da pagare, delle bollette da pagare e le vogliamo pagare, datemi vito quando ci sono case del comune sfitte in giro. Che potrebbero metterci persone che magari stanno anche peggio di noi, per carità di Dio, però almeno cammina la lista. Non lo fanno. Anche perché è questo. Far vivere un bambino, non, qualsiasi bambino in una discarica a cielo aperto non è bello. E per fortuna ringraziamo il Dio che nostro figlio ancora non ci chiede perché viviamo qua. Non l'ha mai chiesto. Non l'ha mai chiesto. E prego ogni mattina che non me lo chieda, perché non saprei cosa rispondergli. Solo se succede qualcosa di eclatante, come l'incendio di quest'estate per 2 giorni,
Allora lì abbiamo fatto clamore. A quel punto le istituzioni si sono fatte vive. Dopo il 2 settembre spariti tutti di nuovo. Spariti! Cosa stanno facendo? Nulla. Nulla. Basta che a chiacchiere. Sono tutti bravi a parlare. I fatti mancano. E essere invisibili per le istituzioni. Vengono. Sì, state là, ok, grazie, arrivederci, grazie. Non frega, scusate il francesismo, un cazzo a nessuno. Non frega proprio niente a nessuno, che noi siamo qui. Allora, scene, questo è un reportage nel terzo mondo, dentro la capitale d'Italia. Che cosa farà per risolvere questa situazione indecente? Cosa stiamo già facendo? Allora, queste sono immagini che fanno male a tutti, chiaramente. Io le posso dire che noi ci siamo trovati, loro dicono, perché è stata offerta un'assistenza alla mamma con i bambini? Perché noi ci siamo trovati un sistema che prevedeva che l'assistenza alle persone fragili fosse differenziata per categorie, quindi esistevano delle strutture per mamme e bambini, delle strutture per disabili, delle strutture per anziani. Gli uomini adulti tendenzialmente non avevano diritto all'assistenza del Comune di Roma. Io capisco che possa essere brutto, però dividere una famiglia, questo è quello che ci siamo trovati, è quello che abbiamo inizialmente offerto e continuiamo a offrire. Che cosa abbiamo fatto? È evidente che dividere una famiglia non va bene, allora ci siamo inventati già da luglio scorso, abbiamo approvato delle delibere proprio per accogliere l'intero nucleo fragile. Come? Accoglierlo con una misura temporanea che preveda l'accompagnamento dei servizi sociali per la reintroduzione nella società, per accompagnare queste famiglie a ricominciare ad avere una vita autonoma, perché, scusi, aspetti, posso sì, finire? Sì, no, okay. È chiaro, però... E quindi ci stiamo inventando un nuovo sistema che fino a poco tempo fa non era previsto. Però, mi scusi, al di là di questa famiglia che ha bisogno di una casa immediatamente, è chiaro, no? E ce ne sono tantissime, no, ma lì c'è una bomba sanitaria, sì, sociale, che riguarda anche sicuramente la sicurezza. Cioè, quella è una discarica, diciamo, coperta, sì, dove vivono queste persone. Allora, io dico cosa farei se fossi sindaco, ma probabilmente io sbaglierei tutto se facessi il sindaco. Poi le continuo a dire cosa. Sì, no, cioè io mi incatenerei lì davanti, sì, perché io capisco che i sindaci non hanno la bacchetta magica, sì, però hanno, diciamo, una forza, diciamo, la possibilità di una persuasione morale forte nei confronti delle istituzioni. Io mi metterei lì davanti con una tenda e direi: entro una settimana bisogna risolvere questa situazione. E siccome bisogna trovare un altro tetto, perché tu puoi sgomberare quelli se li porti l'altro tetto, è indegno e immorale tenerli là. Se la sentirebbe di fare un gesto estremo se non venisse risolto nell'arco di poche settimane? Le posso dire qualcos'altro. Allora, consideri che quell'immobile in realtà già nel mese di maggio aveva visto... Sì, era stato sgomberato. Poi però, siccome c'erano delle famiglie con i minori, il Tribunale giustamente ha detto cautela con le famiglie con i minori, giustamente, e nel frattempo è stato rioccupato. Quest'estate sappiamo tutti che c'è stata una direttiva del Ministero. Che cosa ha imposto? Ha imposto che non si può procedere allo sgombero se prima non si procede al reperimento di un alloggio per gli occupanti. Però il Comune potrebbe ripulirlo, però. Il Comune lo ripulisce periodicamente. Consideri che... No, però. Guardi, le posso dire una cosa. Però mi faccio finire perché la situazione è un po' complessa e vorrei raccontarle a 360 sì, gradi. Sì. Il Comune lo ripulisce periodicamente. Consideri che quegli interventi costano tantissimo, quindi perché sono servizi extratari. Quindi noi andiamo, paghiamo ulteriori soldi per ripulire tutto. Lo facciamo e lo dobbiamo fare, forza, ci mancherebbe, lo facciamo periodicamente. Mi lasci dire un'altra cosa, quindi noi dobbiamo trovare e reperire degli alloggi per le persone fragili che sono in una situazione di occupazione, alloggi che però siano temporanei. Perché, ma non volete ristrutturare i vostri immobili del Comune? Allora, i nostri immobili del Comune li possiamo anche ristrutturare, innanzitutto stiamo finendo il censimento, cosa che non è mai stata fatta. La ristrutturazione non risolve il problema oggi. Noi dobbiamo risolvere quel problema oggi. E come quel problema, io ne ho altri 100. Allora, esattamente identici. Allora, io le sto dicendo che stiamo sistemando la situazione su un doppio binario. Chi ha diritto ed è nelle graduatorie, quindi per gli alloggi popolari, piano piano inizia a vedere la casa che arriva, perché già in un anno e mezzo abbiamo fatto oltre 700 assegnazioni, abbiamo ricollocato le persone. Chi non ha diritto, perché non rientra nei requisiti delle case popolari ed è in una condizione di fragilità, attenzione, fragilità, ha diritto a un'accoglienza temporanea all'interno di un sistema. Quindi strutture sociali? No, all'interno di un sistema che preveda delle case per il nucleo familiare.
Quindi ci allontaneremo progressivamente dal sistema che prevedeva mamme con bambini. Trovate una casa, dico, gliela trovate, gliela costruite, gliela affittate voi? Sì, la stiamo già trovando, abbiamo fatto un bando, abbiamo reperito già una prima tranche di alloggi, adesso siamo in rapporti con alcuni enti per poter procedere una cosa, ad quella altre famiglia, abitazioni. Quella attenzione, mi lasci solo finire questa cosa. No, capito, cosa. Però mi faccio però anche fare domande. Lei parla francese come giornalista. No, lo so, però è temporanea e molte persone, mi lasci dire, che rifiutano perché per il solo fatto che occupano pretendono di avere una casa ascolti anche se non cosa, hanno i requisiti per stare in lista questo, nella graduatoria. Lei si prende, diciamo, in carico di fare una promessa temporale, almeno diciamo più o meno a spanne a quella famiglia? Si sente di dire a quella famiglia, guardate, uscirete da lì entro un mese? Una settimana? Un anno? Sei mesi? Ma io spero a breve perché, ripeto, noi già abbiamo iniziato a reperire una serie di alloggi e siamo in contatto con alcuni enti per reperirne altri. Va come bene. Quella famiglia ce ne sono tantissime. Però... e noi tutti lo stiamo facendo perché quelle situazioni fanno male a tutti. Fossi in quella famiglia non mi sentirei però ancora confortato perché non vedrei la fine di questo incubo, no? Io le posso dire che se faccio una promessa a una famiglia ne ho altre 100 che mi dicono perché non mi hai fatto la promessa anche a me, solo perché non ero nel video di Formigli. Beh, allora io le dico che di promesse, no? Io esatto, io le faccio dico che promesse. L'azione che io sto facendo e l'amministrazione sta facendo è per tutte le persone che si trovano in quella situazione. Sicuramente un altro alloggio, a parte quello che avete già assegnato, Torbella Monaca, potrebbe essere l'alloggio di questa signora. Allora, qui abbiamo un caso incredibile, un po' complicato, ma di una casa vicino al Colosseo, in via Labicana, pensate. Una casa del comune e guardate questa storia e poi prima pensate a quello che abbiamo visto a Torcervara e poi guardate con gli occhi di Torcervara quello che vedrete adesso. Michela Farrocco ancora. Fine a Torcervara. Completa fine in Scrofoli. Sapere che molte di queste persone hanno dei redditi ben superiori ai nostri o hanno case in proprietà o hanno addirittura altri affitti da altre parti mi fa rabbrividire, per cui come avete visto ieri abbiamo attivato questa modalità di dialogo con i furbetti scrottoni e li abbiamo invitati ad abbandonare immediatamente questi immobili. Siamo in piazza Testaccio e qui vive una signora che è la terza nella lista degli scrocconi che vivono all'interno delle case del comune. La signora vive qui dentro da abusiva, dovrebbe pagare al comune un affitto di 200 euro ma non paga da oltre 10 anni e ha accumulato una morosità di 30.000 euro. Signora, buongiorno. Lei è la terza nella lista degli scrocconi delle case del Comune di Roma. Ma chi è? Sono una giornalista. Dovrebbe pagare 200 euro per vivere a Piazza Testaccio e ha un debito di 30.000 euro con il Comune di Roma. La signora Maura non ci risponde, ma a difenderla ci pensa la sua vicina, anche lei inquilina di una casa del Comune. Se guadagni troppo, le danno pure casa. Un tappartiere, ma... non è giusto però, è una casa del comune. È giusto che se uno guadagna tanto, perché deve stare in una casa del comune guadagnando tanto? Ci sono nata. Se io guadagno qualche cosa di più mi levi casa. E va a pagare un affitto da un'altra parte. E magari questa casa però la danno a qualcuno che ne ha più bisogno. Ma sai a chi la danno? A quelle che conoscono a Raggi. Lo dico io, bella. Esci te. E te danno la casa a te che sei l'estracomunitario. Io che ci sono nata, ma ti ho avviato, ti cominci nei canestri. Ma al primo della lista degli scrocconi, la Raggi dedica addirittura un tweet. Guadagnare 700.000 euro l'anno e pagare d'affitto per una casa di proprietà del comune a due passi dal Colosseo solo 174 euro al mese. Questa è la casa di questo avvocato che ha un reddito di 700.000 euro l'anno e che paga per questa casa 200 euro al mese al comune. Sembra disabitata. Il campanello è rotto. Proviamo a vedere se qualcuno sa dov'è e lo conosce. Yeah.
Signora, devo chiederle solo un'informazione, sono una giornalista. Buongiorno. No, è che sono qui per la vicenda dell'avvocato, però non ci risponde nessuno. Non ci sta mai, non ci abita. Non ci abita? È vuota. Fino a qualche tempo fa c'era una catena che chiudeva i due battenti. Ma perché ci ha messo una catena, secondo lei? Per evitare che potessero entrarci, visto che è disabitata come casa. Ma da quanto tempo più o meno è disabitata? Da quando sto qui e sono 13 anni. 13 anni? E in 13 anni mai visto? Comunque il proprietario di questo appartamento ancora è il comune. È il comune il quale ogni tanto alle assemblee condominiali viene a fare l'atto di presenza. Cioè il comune è a conoscenza del fatto che l'avvocato non ci viva più. E se in via Labicana non c'è traccia dell'avvocato, proviamo a cercarlo in una delle sue case di proprietà. Sì, cercavo l'avvocato. Guarda, mio marito è morto 2 giorni fa, per cui... È morto. Vuol dire che cosa le serve? No, mi coglie impreparata, mi scusi, le faccio le mie condoglianze e mi scuso. Ero qui per la vicenda della casa del comune di via Labicana. Su questa casa c'è una vicenda giudiziaria che dura da anni. Vorrei chiarire questa vicenda e soprattutto pulire l'onore in nome di mio marito. Assolutamente. A fronte di queste menzogne. Allora, salga pure a casa, le apro. Ok. Grazie. Molto piacere, Michela Farrocca. Questa casa in origine era di proprietà di un privato, affittata alla nonna di mio marito. La nonna pagò le rate di mutuo per questa casa con l'accordo con questo privato che poi gliel'avrebbe venduta. Invece cosa è successo? Che questo signore morì e invece di lasciarla anche con testamento alla nonna, la lasciò in donazione a una struttura pubblica appartenente al comune di Roma. Mio marito faceva parte della famiglia, perché è cresciuto in quella casa. Alla morte della nonna lui chiese la voltura del contratto. Non si sa per qual motivo. Questa voltura non gli è mai stata concessa. Quindi per il comune di Roma, per chiarire, suo marito risultava occupante abusivo. Loro si sono appellati dicendo che 2 anni dopo la morte di mia suocera mio marito aveva comprato una casa e quindi avrebbe dovuto trasferirsi. Se la legge mi dice che automaticamente c'è il diritto di chi fa parte del nucleo familiare acquisire il contratto di locazione e l'amministrazione non pone in essere questo contratto, non me lo riconosce, ha il dovere giuridico di dirmi il motivo per cui io non ho il diritto. E in 20 anni il Comune di Roma non l'ha fatto, non ha chiarito questa vicenda. No. Tant'è che siamo al Consiglio di Stato. Mi consenta, 200 euro per una famiglia che ha un reddito di 700.000 euro annui. Se un proprietario mi chiede 200 euro, che io devo dire scusa, no, io te ne pago di più perché secondo me questa casa vale di più. Lei che farebbe? Perché devo essere censurato o addirittura additato di essere uno scroccone? A me una vicina di casa di suo marito mi ha detto: sono qui da 13 anni e questa casa è chiusa da 13 anni. Se il mio diritto è quello di utilizzare una casa, no, io in quella casa posso farne quello che voglio, andarci anche solo la domenica. A lei che cosa interessa? Allora, è facile dire restituiscano il mal tolto, gli scrocconi, poi spesso si barricano dietro la legge, le sentenze, quindi è anche difficile ottenere la ragione, no, da parte del comune. Guardi, io le dico una cosa, moltissime situazioni perdurano da anni e mostrano un'assoluta ignavia del comune nell'andare a verificare le sue proprietà. Noi dobbiamo stabilire un principio: chi non ha diritto deve uscire dalle case del comune, perché le case del comune osservano alle persone che hanno bisogno e quindi fanno parte delle case popolari, oppure sono case che possono essere messe a reddito. Una casa a via Labicana non costa 200 euro al mese, ne costa 2000, e io con quei soldi che percepisco posso erogare servizi a tutti i romani. Mi faccia capire, se voi riusciste a liberare quella casa, no, quella come tante altre, a chi la dareste? Queste case, tipo quella di via Labicana, fanno parte del patrimonio disponibile, sono case che vengono messe a reddito, quindi sicuramente ci sono delle situazioni, ma non vanno potreste per le case popolari. Affittarle, prendere soldi, assolutamente, però ci si fa
insomma, un po' ma di lei pazza. Sarebbe disponibile a pubblicare i nomi e cognomi pubblicamente di tutti quelli che hanno un reddito troppo alto per consentirsi una casa del comune? Allora, io non so se questo sia possibile, oggettivamente non lo so, però comunque noi l'elenco per noi lo stiamo facendo e li stiamo andando a controllare tutti. Poi comunque abbiamo, lei lo sa, abbiamo scritto quella lettera aperta proprio per poter instaurare un dialogo franco, dicendo: avete campato per anni alle spalle del Comune di Roma, andate via senza farci spendere ulteriori soldi, altrimenti arriveremo poi con la forza pubblica, che chiaramente costa al Comune la forza pubblica, però se dobbiamo usarla si usa. A parte che la mia idea, ora magari dico, mi dispiace anche poi quella signora, insomma, appena avuto un lutto, quindi è chiaro che non è una situazione facile, però io trovo che ci sia anche un obbligo morale, no, da parte di chi ha una situazione molto comoda, di lasciare un alloggio comunale che non si usa a chi ne ha bisogno, no? Questo però è un tema di senso civico che dovrebbero avere i cittadini romani, no? E da questo, tutti i cittadini, sì. Tutti, no? Allora io vorrei arrivare a questo punto, e questo è un punto secondo me nodale. Lei pensa che a Roma ci sia sufficiente senso civico? Vorrei una risposta veramente sincera, perché lei è romana. Io ho 3 figli nati a Roma, quindi nessuno di noi si pone, diciamo, sulla cattedra rispetto. Siamo tutti romani, va bene? Lei pensa che a Roma ci sia lo stesso senso civico che c'è in altre città? Bella domanda. Io penso una cosa, che forse a Roma si sono chiusi per troppe volte tutti e due gli occhi e quindi adesso bisogna recuperare un po' di gap, mettiamola così. Allora il Comune deve sicuramente riprendere a fare il Comune, che significa controllare, verificare, far rispettare la legge, e poi c'è da fare un lavoro con le giovani generazioni, c'è da fare un lavoro con le persone e far capire che siamo tutti proprietari di questa città. No, perché io noto che nel suo discorso pubblico c'è sempre, diciamo, il rimproverare le amministrazioni precedenti, però secondo me il problema non si risolve solo con la politica, si risolve anche con i cittadini. Assolutamente, cioè, sì. Se io getto uno scaldabagno dentro un cassonetto dell'immondizia, cosa diavolo c'entra il Comune? Le posso far vedere un'immagine? Guardi, io le faccio vedere un'immagine. Lei lo sa che abbiamo iniziato in via sperimentale il nuovo sistema di raccolta porta a porta nel quartiere ebraico. Guardi, dopo 2 settimane, questa era la situazione prima, questa è la situazione adesso. Cercate di mantenerla, perché se va a Campo dei Fiori è un po' diversa la situazione. Abbiamo iniziato questo esperimento nel quartiere ebraico perché è molto piccolo, e questo servizio noi lo abbiamo fatto in collaborazione con i cittadini. Nell'arco di 2 settimane noi siamo arrivati all'84% di raccolta differenziata. Perché? Perché c'è la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Perché vedono che le cose funzionino. Però sì, per esempio tengono loro stessi puliti il loro quartiere, perché, e l'ama va e ritira tutto. Però guardi, questo qui è quartiere Balduino, un quartiere bene, diciamo, benestante, via Andronico, foto di oggi, mi fate vedere questo cassonetto? Sì. Perché ci sono queste situazioni? Questa è stata fatta oggi, dal nostro fotografo, quindi è autentica, via Andronico, glielo segnalo perché magari lo dice all'ama, Balduina. Perché, e sappiamo bene, noi che viviamo a Roma, che situazioni come queste ce ne sono molte, perché Roma è ancora così sporca? Come sapete, la situazione della raccolta, diciamo, si compone sostanzialmente di 3 fasi, dello smaltimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti: la raccolta, il trattamento e lo smaltimento. Noi ereditiamo una situazione che era basata su Malagrotta, grandissima discarica, che era il posto in cui venivano smaltiti i rifiuti, 3ª fase, no? Raccolta, trattamento, smaltimento. Tolta Malagrotta, lo smaltimento deve essere fatto negli impianti esistenti. Quando gli impianti esistenti vanno in crisi, ovviamente mandano in crisi questi altri 2 passaggi, che sono la raccolta e il trattamento, per cui se gli impianti di trattamento non hanno dove riversare, si riempiono, se si riempiono la raccolta ovviamente va in crisi. Allora che cosa stiamo cercando di fare? Galoppando, perché le posso dire che tutte queste procedure di solito durano mesi, anche per le autorizzazioni e tutto, stiamo cercando di dotare Roma e l'AMA di un sistema completamente autonomo, ma la prima cosa da fare è ridurre i rifiuti indifferenziati. Però mi scusi, voi avete preso quella che avevate definito la fuoriclasse, diciamo, nel trattamento dei rifiuti, che era la Muraro, l'assessore, e l'avete mandato via, insomma, se n'è andata. Mi sembra che a maggio abbiamo presentato un piano dei materiali post-consumo, del riutilizzo dei materiali post-consumo, quelli che vengono chiamati rifiuti, quindi, e stiamo progettando. Sì, però la mia domanda è: quando diventa più pulita Roma? Perché state facendo scene qua. Allora, abbiamo iniziato come fase sperimentale nel quartiere ebraico ed è già realtà. Adesso ci stiamo estendendo per similitudine di situazione a Trastevere, e adesso c'è l'AMA che sta mappando la situazione
di Trastevere e probabilmente utilizzeremo lo stesso metodo. Nel corso dei primi mesi dell'anno partiranno il 10° municipio e il 6° municipio e poi a seguire tutti gli altri. Noi parliamo di municipi, per esempio solamente il 10° e il 6° hanno una popolazione pari a 500.000 abitanti. In tutti i casi Roma oggi, io diciamo, sì, prendo atto delle vostri bei progetti, oggi Roma è esattamente sporca come 2 anni fa. Uguale. Roma è sporca. Questo diciamo è un fatto. Poi io prego, perché noi siamo tutti col sindaco, qua, perché ci viviamo qua, quindi che sindaco sia giallo, rosso, nero, verde, non ce ne frega niente. Stiamo col sindaco, però Roma è sporca come 2 anni fa. Io le posso dire che noi stiamo lavorando proprio per cercare di stabilizzare il terzo pilastro, quello per esempio dello smaltimento. Per questo abbiamo assoluta necessità non solo di avere degli impianti di proprietà AMA, nelle more, quindi nel frattempo, però dobbiamo trovare altri sbocchi, perché se va in tilt il sistema di smaltimento attuale... Ci troviamo con la monnezza fino ai capelli. Basta un incendio in un impianto e si blocca tutto, allora noi dobbiamo necessariamente avere delle, come dire, delle vie di fuga. Giro per Roma, gli autobus arrivano tardi, gli orrendi furgoncini dei tredicine che hanno il monopolio a Roma, abbiamo fatto una puntata su questo, hanno ancora le licenze e piazzano i loro orrendi furgoncini in zone dove non si dovrebbero vedere. Se vai alla Fontana di Trevi ci sono i venditori di paccottiglie in modo scandaloso in un quartiere favoloso di Roma. Le auto sono in doppia e tripla fila, i campi rom sono orrendi, sono un orrore che andrebbe tolto, ma anche questi li continuiamo a vedere. La sensazione per un cittadino che vive qui è che Roma non cambi mai, che cambiano le amministrazioni ma non si riesce a cambiare questa città. Perché? Perché è così difficile far vedere Roma... qualcosa? Allora, qualcosa si sta già vedendo, che Roma sia una città difficile con mille problemi è sotto gli occhi di tutti. Allora, pensiamo all'ATAC, che il primo problema che lei ha detto è quello dei trasporti. Per anni le amministrazioni si sono disinteressate di questa società, noi l'abbiamo presa e abbiamo iniziato a strutturare un piano di risanamento vero e proprio per mantenerla pubblica, pagare i mega debiti che ATAC aveva nei confronti dei fornitori e poterla risanare. La società più debitata d'Europa, credo, pubblica, meno, di trasporti. Sì, 1,3 miliardi, diciamo, una cosuccia. Come farla fallire direttamente? E cioè, poi venderla ai privati? E poi darla ai privati? Guardi. È stata fatta fallire a Livorno una società, la società pubblica succede, l'ha fatto un sindaco grillino. No. Lei, mi permetta, ha detto un'imprecisione. Il concordato preventivo in continuità di AMS è la stessa cosa che stiamo facendo su ATAC. Fatelo, lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, è in corso. Ma mi permetta solo di dire una cosa, non è un fallimento. Non è un fallimento, è un concordato in continuità. Significa semplicemente che con l'accordo dei creditori noi ci accordiamo per ripagare il debito e per portare l'azienda piano piano a essere risanata. Non è un fallimento. Piano piano che vuol dire? Quanto tempo ci vuole? Beh, il piano concordatario avrà una durata, consideri che il debito è di 1,3 miliardi, il piano concordatario che stiamo studiando avrà una durata non inferiore a qualche anno. Nel frattempo, attenzione, questo serve per risanare il debito. Nel frattempo, a livello operativo gestionale, però l'ATAC riparte. Io le posso dire che da quando siamo arrivati abbiamo messo in funzione 165 autobus, sono arrivati, ne abbiamo messi in funzione 45 filobus che erano abbandonati dal 2009. Cioè, noi siamo arrivati con una situazione di bus. Il governo vi ha dato una mano sull'acquisto degli autobus nuovi, no? Insomma, ci mancherebbe, e il governo ci sta dando, il Ministero dei Trasporti ci sta dando una mano anche per la metropolitana. Si sente il governo vicino in questo momento sull'azione di miglioramento di Roma? Beh, io per esempio ho molti contatti con moltissimi ministri. Calenda? No, ma ci sono tantissimi contatti, moltissimi le posso dire che non vanno a finire sui giornali, ma insomma ci sentiamo costantemente. Quindi lei ha un buon rapporto oggi con il governo, lo definirebbe buono, insomma, non si sente boicottata? Sì. No. Bene, ottimo. No. Senta, ha parlato di metropolitana, no? Ovviamente non dipende da lei, ma quando lei legge la notizia che l'autista di una metropolitana dell'ATAC, che mentre mangiava un panino totalmente distratto, aggancia una passeggera che solo per miracolo non è morta. Tra l'altro si scopre che questo autista dell'ATAC faceva un secondo lavoro, ovviamente, al nero, eccetera. Il giudice lo reintegra e oggi torna a guidare la metropolitana. No, non torna a guidare la metro. Lo reintegra nell'azienda. Lei che cosa pensa? Non dipende da lei, ma da cittadina cosa pensa? Allora, io penso che sicuramente stiamo dando una stretta e una raddrizzata a tantissime situazioni che in ATAC non andavano bene. Se il giudice lo ha reintegrato, non è che io posso disattendere un ordine del giudice. Nel frattempo, chiariamo, non è tornato a guidare i treni. Non ci tornerà. No, non credo, ma sicuramente noi stiamo mettendo le mani, chiaramente per quanto riguarda i fini politici. Ma il comune non può fare niente per dire, ma questo faceva un altro lavoro, no?
Cioè, c'è un'indagine, c'è una situazione... Attenzione, c'è un'indagine interna su questo che porterà poi a capire esattamente cosa fare. Nel frattempo però l'obbligo di reintegro io non posso far altro che cioè, eseguire, attenzione, non è che io posso disattendere una... No, volevo sapere solo se l'aveva scandalizzata la sentenza. Io posso dire che ci sono tante situazioni che debbono essere messe a posto, sicuramente questa è una lo di dica, quelle. È scandalosa questa sentenza, non lo può dire. Sono un'istituzione, io posso dire che, no, non sono molto prudente, io posso dire che le sentenze si rispettano. Senta, chi teme un governo 5 Stelle a livello nazionale usa sempre come paragone Roma. Guardate cosa stanno facendo a Roma, pensate cosa farebbero in Italia. Ecco, quando lei sente questo che è un refrain, cosa pensa? Io direi, guardate cosa stanno facendo a Roma, abbiamo fatto ripartire gli appalti, ci sono finalmente le strade che sono in manutenzione, abbiamo 8.700 chilometri, mi consenta di non essere arrivate su tutti, ma piano piano stiamo rifacendo le strade e non mettiamo più le toppe, stiamo iniziando appunto a risolvere la situazione, l'abbiamo definita di scroccopoli, e stiamo facendo ripartire le assegnazioni delle case popolari. Abbiamo fatto tantissime cose in merito alle scuole, stiamo piano piano andando a riaprire delle scuole nei municipi. Certo, ci sono tantissime difficoltà, però le posso dire una cosa. Se le persone esperte e capaci sono quelle che ci hanno lasciato 13 miliardi di debito che noi stiamo pagando, allora mi dispiace, io preferisco non essere accomunata, anche perché le dico una cosa. Nel bilancio di quest'anno, del 2017, ma votato l'anno scorso, io 100 milioni li ho dovuti pagare per coprire i debiti dei sindaci precedenti, li potevo usare per fare altre cose. Posso dirle una cosa? Abbiamo capito che hanno fatto tutti schifo quelli prima. No, non sto dicendo questo, anche tutto perché dicendo questo, perché molte cose buone le stiamo continuando. Però se mi permette, anch'io sono capace di fare Roma bellissima facendo debiti. Nessuno di noi ha fatto un euro di debito e questo deve essere detto. Ma perché è così difficile trovare? Perché è così difficile trovare assessori bravi? Voi ne avete cambiati una quantità incredibile, perché? Pensi, c'è chi ne ha fatti di più e non si è mai saputo. L'amministrazione di Vabbè, ma parliamo di lei. Lei è ossessionata, Marino, Alemanno? Parlo per esempio anche Crocetta. Beltroni, Rutelli. No, parliamo di Roma. Dico, perché è così difficile trovare gli assessori bravi? Non è difficile, io credo che gli assessori che non sono stati eletti, a differenza dei consiglieri, stanno con noi. Quindi ha sbagliato le scelte? No. Io ritengo che finché rispettano il nostro programma e attuano il nostro programma va bene che lavorino e camminino insieme a noi. Quando a un certo punto decidono che evidentemente o sono stanchi o non hanno più voglia o decidono di allontanarsi quindi da hanno questo cambiato programma. Loro, non aveva capito male lei all'inizio? Io ritengo che ci siano state che ci siano state delle divergenze a un certo punto di opinione, siccome io mi sono impegnata a portare a casa un programma e l'ho fatto davanti ai cittadini, io quel programma lo devo rispettare. Chi sta con noi lavora con noi. Ma all'inizio... non ho sposato nessun assessore, capisce? Però io ho sposato un progetto, i cittadini che ci hanno votato hanno sposato quel progetto. Io ho il dovere tenere in squadra chi fa rispettare quel progetto. Loro dicono ovviamente tutto diverso, tipo Berdini dice che lui che sono state cambiate le carte in tavola. Berdini è l'assessore all'urbanistica, ma insomma, me lo ricordo. Se lo ricorda ancora Berdini, certo. Sì, signore coi baffi. Sì. Perché è così difficile trovare assessori bravi? Me l'ha detto, però non mi ha detto se si è fidata di persone sbagliate talvolta. Probabilmente qualche errore. Di Marra, di Romeo, insomma, tutte queste persone che hanno segnato un inizio terribile, no, della sua amministrazione. Probabilmente qualche errore è stato fatto, però io direi di andare avanti, non l'ha detto lei, andiamo avanti, non guardiamo il passato. Del resto solo chi non fa non sbaglia. Non ha più rapporti con queste persone, non ha tagliato tutti i ponti? Beh, con Marra direi proprio di no. Romeo invece, voglio dire, con Romeo sta lavorando al Dipartimento Partecipate, mi sembra che insomma la situazione sia tranquilla. Senta, se dovesse essere rinviata a giudizio, che cosa farà? Io non credo di aver nulla da nascondere, Ricordo andremo avanti. Falso ideologico, ricordiamo. No, diceva? Perché proprio perché dobbiamo guardare avanti, no? Invece poi tornano sempre queste domande. No, cosa farà? Rimarrà al suo posto? Ma insomma, sì, diciamo che dobbiamo lavorare per Roma, no? Cioè, come funziona il codice etico dei 5 Stelle? Non me lo ricordo più. È una domanda che io, ho tanta stima di lei e non credo Tutto quello che riguarda l'attualità. Assolutamente. Allora, come ho già detto, credo un milione di volte o forse due, perché è una domanda che mi viene fatta tutte le volte in cui vengo intervistata, mi atterrò al codice etico,
Io confido di poter spiegare bene le mie ragioni e se dovessi essere rinviata continuiamo a lavorare per Roma. Senta, ma lei è l'esponente dei 5 Stelle che ha sperimentato, diciamo, la responsabilità maggiore in un ruolo di governo, no? Non c'è nessuno che ha, diciamo, un ruolo di governo importante come il suo in tutto il movimento. Se la sente di dare un consiglio, un suggerimento, però non mi dica non ne ha bisogno, c'è una cosa che gli viene al cuore, tipo a Luigi Di Maio, che è il candidato vostro premier invece per governare l'Italia, no? Siccome lei c'è passata un po' dal paradiso e anche l'inferno di Roma, sì. No? Dia un consiglio a Di Maio. Di non scoraggiarsi mai di andare avanti, perché ci vuole veramente, spalle grosse, tanta pazienza e grande determinazione. Mi sembra che lui ce l'abbia. Ma c'è stato un momento in cui l'ha detto, no, basta, io mollo tutto, torno a fare l'avvocato, no? Beh, diciamo che alcuni attacchi sono stati particolarmente violenti. C'è un momento, ora che guarda che le cose girano, diciamo, un po' più serenamente rispetto ai momenti peggiori, no? Mm-hmm. C'è un momento che adesso ci può raccontare che... Una cosa che hanno scritto, che le hanno detto, un fatto che è accaduto, che lei la mattina si è svegliata e ha detto, ma sai che? Sai cosa? Sai, mi scusi, sa cosa? No, mi dispiace. Sa cosa? Io spessissimo trovo dei virgolettati su cose che non ho mai detto, che un po' mi danno fastidio, perché io vorrei raccontare di più quello che sto facendo e provo a farlo. Noi consideri che facciamo circa una conferenza stampa a settimana per raccontare piccoli successi. Non voglio dire che stiamo risolvendo la pace nel mondo. Però attenzione. Sai, i giornalisti poi alla fine però, vanno sempre. No, ma io va benissimo. Dove vogliono loro, mi piacerebbe raccontare di più e far capire di più quello che stiamo facendo. Talvolta, insomma, vengono riportati dei virgolettati, addirittura di telefonate tra me e Beppe. Ogni tanto ci chiamiamo, ma noi ci siamo sentiti Beppe, ieri. No, è tutto a posto. Okay. Però Beppe lo sente comunque, immagino. Sì, no? Ci sentiamo. Casaleggio. Ogni tanto ci sentiamo. Beppe ogni tanto, sì. La Lombardi. Sì, beh, tra l'altro sta iniziando, direi, un'avventura importante, quindi... Avete ricucito un po'. Sì, assolutamente. Anche perché abbiamo una missione da portare a termine, voglio dire. Quindi c'è stata una rottura, se avete ricucito. Beh, sicuramente lo sanno tutti, ci sono stati dei momenti di frizione, però poi si va avanti. Senta, questa copertina qua, 7, di questa settimana... Viva Milano, città europea, guida d'Italia, ci dispiace un po' per Roma, davvero, questa è la copertina di Beppe Severgnini, eccola, si vede là. Quando lei si sente sempre dire sta Milano, com'è figa questa Milano, come funziona sta Milano, no? Che pensa? Ma penso una cosa, da un lato devo dire che Roma è grande circa 8 volte Milano e purtroppo non riceve risorse adeguate per l'ampiezza. Io le ricordo che Roma è una città che ha 3 milioni di abitanti e questi 3 milioni pagano i servizi per 4 milioni e mezzo, che sono il milione e mezzo di persone che quotidianamente viene a lavorare, a studiare o viene per motivi turistici a Roma. Quindi capisce bene che siamo spremuti e quando io dico che il governo dovrebbe darci in maniera strutturale più fondi, proprio perché siamo la capitale, ecco, io non lo faccio perché voglio più soldi a uffa, ma perché oggettivamente c'è necessità. La capitale ha bisogno di avere strutturalmente più soldi. Poi io faccio il paragone molto con altre capitali europee, quello deve essere secondo me l'obiettivo europeo e internazionale. Lei viaggia all'estero, no? Immagino, ogni tanto le capita magari per vacanza sì. E poi per lavoro. Guardi, per vacanza purtroppo non più. Però quando torna a Roma sente quella sensazione che abbiamo tutti noi, il scoramento un po', no? No, lo scoramento assolutamente no, perché io vedo... Cioè, rispetto, non so, arrivi a Parigi, arrivi da Londra, scende a Roma... Questo fa vedere che in realtà le capitali di altri paesi nel tempo sono state percepite come capitali dai governi nazionali. Forse su Roma non c'è mai stato un vero e proprio investimento in maniera seria, strutturale e continuativa. Io mi auguro che il governo, indipendentemente da quale sia, voglia puntare su Roma perché Roma è la capitale e indipendentemente dal fatto che al momento sulla poltrona di sindaco ci sono io. Roma ne ha bisogno per tutti i romani, per tutti i romani. Senta, l'ultima domanda, io ho una bravissima giornalista redattrice in redazione che si chiama Sara che è venuta da Lecco col bambino e col marito, si è trasferita per venire a lavorare qua, no? In questa redazione. E praticamente nei primi giorni che è arrivata a Roma era sconvolta, diceva io non so se ce la faccio a rimanere qua con un bambino piccolo, no? Molto piccolo. E come lei ci sono tante donne, tante mamme con bambini piccoli che magari si trasferiscono, lei se la sente di dire alle donne che magari ci fanno la scelta, no? Opposta a quella di tanti di venire a vivere a Roma con un bambino piccolo, si sente di dire qualcosa di
dare la sua parola che questa città migliorerà, ma veramente, lo dico da madre perché è madre anche lei, no? Sì. Guardi, noi ci stiamo impegnando tantissimo, le racconto un aneddoto se posso. Qualche mese fa abbiamo inaugurato un nido nel 10° municipio e il giorno prima dell'inaugurazione, qualche giorno prima dell'inaugurazione, siamo andati a fare un sopralluogo per vedere insomma la struttura, com'era, a che punto era, e si sono affacciati da un palazzo antistante due ragazzi, una coppia di giovani, e hanno detto: ma che, lo aprite? Sì, lo apriamo. Ah, perché erano anni che era chiuso. E io, parlando proprio da balcone a balcone, dal balcone diciamo della struttura all'altro balcone: ma adesso lo fate un figlio? Beh, se lo aprite sì. Beh, quindi... allora. Grazie Virginia Raggi, in bocca al lupo per il suo lavoro.